Puntata speciale di Cosa metto nel carrello. Intanto benvenuti a tutti a questa nuova puntata. Ci troviamo ancora in Friuli Venezia Giulia, esattamente a Sutrio, in piena Carnia, e ci troviamo contornati da forme di formaggio latteria. Accanto a me William Silverio, casaro del caseificio Valbut. Intanto parliamo dei soci conferitori, per dare un'idea della dimensione di questo caseificio. Allora, i soci conferitori attualmente sono 96, effettivamente che conferiscono il latte però sono solo 57. Le aziende qui in zona, noi raccogliamo latte un po' di tutta la zona della Carnia, metà della zona della Carnia, in particolare la Valbut, una parte della Val di Gano e una parte tutta la Val di Caroio, che sarebbe la valle di fianco, la valle di Paularo, della zona di Paularo. Le aziende qui sono, diciamo, medio-piccole, cioè sono produzioni tutte basate su gran parte a livello familiare. Di conseguenza grosse aziende non abbiamo, diciamo che un 20% di aziende sono piccole, il resto sono tutte medie, diciamo un po' più grosse del solito. Ci troviamo in una zona molto, tra virgolette, estrema, molto bella, affascinante, ma siamo insomma in una zona molto particolare, piena di verde, lussureggiante, però nello stesso tempo la dimensione di questo caseificio, è importante ricordarlo, è notevole, è importante, perché qui vengono a conferire, diciamo, moltissimi produttori e allevatori di questa zona della Carnia, dove è molto importante, ancora avete un ruolo ancora fondamentale. Sì, diciamo che la latteria compie quasi un servizio sociale qui da noi, perché va a raccogliere il latte in punti di alta montagna che altrimenti le aziende di pianura, cioè i caseifici o le latterie grosse di pianura, non avrebbero convenienza a venire a prendere il latte quassù. Allora noi cerchiamo di andare a fare questo servizio ai soci, no? In modo che abbiano una remunerazione del latte abbastanza, diciamo, anche se non è mai sufficiente, però abbastanza di poter andare avanti con l'azienda, e riusciamo anche a pagare il latte abbastanza bene, insomma, e alla fine ci troviamo con una quantità di latte abbastanza alta, perché adesso abbiamo sui 100 quintali di latte al giorno, no? E d'estate però ci cala giù fino ai 40 quintali, in quanto le mucche vanno su nelle malghe. Molte aziende agricole, diciamo che hanno anche la malga, di conseguenza d'inverno conferiscono in caseificio ed estate portano su nelle malghe e fanno loro la loro produzione, insomma. Veniamo ora invece ai prodotti, per far capire ai nostri telespettatori che prodotti possono trovare presso il vostro punto vendita, che si trova annesso al caseificio sempre qui a Sutrio, perché insomma qual è il vostro fiore all'occhiello? Allora, diciamo che noi generalmente facciamo il latteria Alto But, la maggior parte della produzione è fatta da questo formaggio. Poi abbiamo anche altri tipi di formaggio che però facciamo solo per le vendite dello spaccio, come gli stracchini e le caciotte. In particolare abbiamo noi di tipico, abbiamo la ricotta affumicata, che questo è un prodotto tipico della Carnia, e le facciamo, diciamo, in pochi. E quindi viene richiestissima, specialmente per mettere sui charchons che facciamo noi, sulla pasta, anche va anche mangiata come un formaggio, insomma è un prodotto tipico nostro che viene richiesto molto, insomma, qui in zona. Un'ultimissima domanda che nulla c'entra, o in parte. In Emilia Romagna abbiamo il parmigiano reggiano, considerato il re dei formaggi. Come vi ponete con la vostra produzione rispetto a questo, che è un colosso a livello mondiale? Beh, noi non possiamo competere con questi formaggi, chiaramente, no? Cerchiamo di aprirci un po' la strada così nel... Però diciamo che avete tanta tipicità, questo è quello che vi contraddistingue. Puntiamo più che altro noi sulla tipicità, perché noi bisogna dire che il formaggio che facciamo noi è prodotto tutto col latte di montagna, esclusivamente col latte di montagna. Di conseguenza non è che portiamo latte da fuori, insomma è un prodotto tipico, quindi prende i suoi sapori della montagna, naturalmente. Siamo con Patrizia Thomas, siamo in un caseificio, vediamo che la signora sta lavorando alla ricotta. Vogliamo approfondire un tema molto particolare, quello del ruolo delle donne, fondamentale, all'interno dei caseifici, nel settore del lattiero caseario, perché insomma magari la donna non ricopre i ruoli vertici del caseificio.
non si sa forse ancora i motivi, forse perché è stato un ruolo prettamente maschile fino a poco tempo fa. Però il suo ruolo è fondamentale, perché lei cosa fa? Qual è il suo compito? Io faccio l'aiuto casaro e faccio quasi tutte le mansioni, dal formaggio alla lavorazione dei formaggi molli, e poi faccio questo lavoro, preparo la ricotta per poi essere affumicata. Perché è un ruolo quindi molto tecnico, insomma, bisogna capire, sapere per poter svolgere questo tipo di attività. Sì, bisogna avere una certa base che un po' la impari dalla scuola, ma poi la teoria la impari dalla scuola, poi la pratica la fai sul posto. Io ho aiutato dal mio collega casaro, perché io le basi ce l'avevo, ma poi è tutta un'altra cosa lavorare sul campo. Quindi diciamo che le giovani donne preparate possono ambire a ruoli importanti anche all'interno del settore del lattiero caseario. Lei è una dimostrazione, insomma. Certamente, certamente. Quindi uno stimolo anche per le nuove generazioni a intraprendere questo tipo di attività. Certo, bisogna provare, poi a uno può piacere, a uno no, ma comunque se si prova poi uno può fare... appassionarsi, esatto, al lavoro, a questo lavoro. Il parmigiano reggiano è di nuovo in orbita, il re dei formaggi è ormai un astronauta provetto, debuttò tra le stelle infatti nel 1996. È arrivato sulla Stazione Spaziale Internazionale con Landauer, portato da Roberto Vittori, in monodose snack per i 6 membri dell'equipaggio, tra cui Paolo Nespoli. Quest'anno cade il decennale del riconoscimento ufficiale del parmigiano reggiano come adatto alla dieta spaziale. Le esportazioni di parmigiano reggiano e grana padano all'estero fanno segnare un aumento record in valore del 33% nel 2011, e quanto emerge da un'analisi della Coldiretti relativa al mese di gennaio 2011, che evidenzia risultati estremamente positivi per i due formaggi che proseguono il trend positivo del 2010, un più 26%. I servizi sanitari tedeschi continuano ad evidenziare inadeguatezze nell'affrontare la crisi sanitaria nata sul loro territorio, preoccupando ancora di più i consumatori. Questa situazione sta determinando gravi effetti sul mercato italiano delle verdure fresche, con gravi danni per le produzioni emiliano-romagnole. Lo denunciano con preoccupazione la Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura e Coppagri dell'Emilia-Romagna, che ritengono necessario, dopo la soluzione dei cetrioli spagnoli e dei germogli di soia, che si ponga al centro dell'attenzione la catena alimentare della zona di Amburgo, per capire dove sia realmente avvenuta la contaminazione del batterio Escherichia coli. Tra gli ortaggi il più colpito è il cetriolo, con un calo nei consumi ampiamente superiore del 50%. Il 10 e l'11 settembre, weekend a tutta piadina, con tante degustazioni, laboratori, gare e scuole di cucina. La provincia di Forlì Cesena punta ad aumentare la partecipazione avuta lo scorso anno. Infatti le presenze totali per i Piadina Days lo scorso anno sono state circa di 15.000 presenze, con 153 pacchetti promozionali legati all'evento venduti dai club di prodotto. Le associazioni di categoria e i club di prodotto che hanno assicurato il loro impegno nell'iniziativa sono stati 19, con ben 480 attività private che hanno aderito attivamente alla manifestazione.